Cari concittadini, buonasera. Abbiamo presentato tutte le liste in comune. La campagna elettorale quindi è iniziata ed è giunto il momento per me di presentarmi come persona e come candidato sindaco. Sono Marta Birigozzi e rappresento la lista Insieme per Vergiate. Sono nata e cresciuta a Somma Lombardo, dove per 25 anni ho svolto l'attività imprenditoriale. Ora vivo e lavoro a Vergiate, lavoro in ambito sportivo, sono tecnico federale e dirigente CONI. Politicamente ho scelto di scendere in campo, rubo questa frase da un noto personaggio politico, dopo la Prima Repubblica. Ho deciso di tesserarmi per Alleanza Nazionale, prima come militante e poi come commissario di circolo di Somma Lombardo. Sono stata anche amministratore nella città di Somma Lombardo in qualità di assessore al commercio, attività produttive, marketing del territorio e sport. Mi candido perché i partiti politici di centrodestra, quindi Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lombardia Ideale, mi hanno chiesto la disponibilità di candidarmi a sindaco e io ho detto perché no. Sono innamorata di questo territorio, soprattutto della brughiera che frequento per lo sport che pratico. Posso portare la mia esperienza amministrativa, politica e imprenditoriale a servizio di Vergiate. Assieme ai partiti politici abbiamo selezionato 12 persone molto serie, competenti, di un certo spessore morale per formare la nostra squadra. Abbiamo tutti un obiettivo in comune, quello di lavorare bene, di lavorare sodo per il bene della città di Vergiate e per voi vergiatesi. Il nostro programma è un programma piuttosto importante, ma abbiamo deciso di promettervi cose reali, concrete, cose che potremo fare veramente. Non vogliamo promettervi cattedrali nel deserto, vogliamo promettervi cose che si potranno realizzare senza molti problemi. Abbiamo anche noi il nostro sogno del cassetto, è ovvio, come tutti. Un occhio particolare verrà dato al centro storico, alle attività sportive, ai giovani. Inoltre aiuteremo le associazioni sportive e culturali del territorio per cercare di mantenere i ragazzi da noi. Musica, scuole di danza, scuola di pittura, teatro e quant'altro. Quindi, cari concittadini, io adesso vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato e mi raccomando, vota il cambiamento, vota Marta Birigozzi.